Ciao ragazzi, bentornati a Game of the Week. Finalmente siamo nel bel mezzo delle festività natalizie. Stai mangiando chili e chili di pandoro, vero? Beh, io sì. Dopo aver visto Smash The Office e Fail Hard, questa settimana cambiamo totalmente genere con un titolo che sicuramente attirerà la vostra attenzione. Benvenuti a Badland. Per chi non lo sapesse, Badland è un titolo a scorrimento orizzontale nel quale dovremmo impersonare i panni di un essere, un esserino peloso o piumoso, questo ancora non lo so, di nome Cloni, che deve attraversare appunto una serie di ostacoli per poter giungere poi alla fine e quindi alla salvezza. Quel coniglio fa decisamente paura. Partiamo subito con la modalità multiplayer, solo per far vedere un po' com'è strutturata. Come potete vedere qui ci sono quattro zone colorate, corrispondono ognuna di queste a quattro giocatori. E se decidiamo di tappare su due di queste zone, possiamo vedere che queste verranno poi controllate dai giocatori in questione, che per poter controllare appunto l'esserino dovranno tappare proprio in quella zona lì. In compagnia, soprattutto su un tablet, è veramente divertente. Adesso andiamo in single player. Cominciamo con questa specie di tubo che ci scaraventa adesso qui in questa natura selvaggia, e ci sono delle macchine miste a non so cosa, che insomma la trama non mi è molto chiara, ma vabbè. Allora, tappando sullo schermo facciamo battere le ali al clone, invece lasciando appunto non battere le ali, quindi scenderà verso il basso. La dinamica di gioco è tutto qui, non dovremo fare altro che premere, oddio santo, premere per far volare il nostro personaggio e lasciare per farlo cadere bene. Quando vedete il percorso è pieno di ostacoli, ma noi ovviamente dovremo cercare di evitarli o quantomeno per di sfruttarli a nostro vantaggio. Dio santo. Ok, qui mi cade di tutto addosso, bene, piano, piano. Ah, mi ha dato la spinta. Questo crolla, lo sento. Ecco appunto. E quel tubo lì indica che siamo arrivati alla fine, ovvero ci indicherà la salvezza. Ho preso tutti i trofei. Ognuno di questi appunto poi ci darà un tot di uova che ci permetterà poi di sbloccare livelli successivi. Adesso andiamo col livello seguente. Usciamo ancora una volta dal tubo. Ok. E fin qui niente di strano. Queste palle qui ci permetteranno di diventare più grandi, molto più grandi. E ovviamente più grandi siamo e più diventiamo pesanti, quindi più facciamo fatica ad arrivare in alto e quindi cadendo faremo un certo fracasso. Invece con questi piccoli, con questi quadratini piccoli, ci rimpiccioliamo. Questo serve ovviamente per più avanti nel gioco servirà un sacco, ad esempio già da adesso, per passare in questi spazi stretti. Vai, dai, dai, dai. Giusto in tempo. Oppure servirà a diventare grossi per poter rompere eventuali ostacoli. Quel coniglio è ancora lì. Un po' più grande. Ok, giusto in tempo. Non sempre dovremmo prenderli perché se aumentiamo troppo la nostra grandezza spesso non riusciremo neanche a passare in alcuni spazi e quindi rimarremo indietro. Forza, forza. Dai, che ce la fai, dai. Ce le prende anche, poveretto. Ok, senti il rumore del tubo, siamo arrivati. E sì, eccoci là. Eccoci qua. Ok, per adesso ci sono solo piante. Almeno credo siano piante. Boh, non so. Beh, ah, quello lì, questo power ups qui, ecco, ci sdoppia. Adesso ne controlliamo due. Ne potremo controllare molti più di due più avanti, ma per adesso, diciamo, è semplice. Più in là diventerà decisamente più complicato. Ecco, già ne ho perso uno. Dai, dai, dai. Ok. Qui li sdoppia ancora. Ok, quel coniglio anche di malvagissimo. Eccone altri. E ci sdoppiamo, siamo quattro. Adesso sono quattro. Ah, bene, dobbiamo abbassare la pianta, ok. No, vai, 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 forza, 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 forza. Dai, dai, dai. No! Oh, è rimasto schiacciato uno. Ecco, adesso diventiamo tantissimi. E rispetto agli standard del gioco siamo ancora pochi, e ho detto tutto. Questo power-ups qui ci permette di andare più lentamente, quindi avremo più tempo per ragionare e per vedere, insomma, in che modo vanno superati gli ostacoli.
E devo dire che è una mano dal cielo, in quanto spesso non ci riusciamo proprio. Ok, questo invece ci fa andare più veloce. Sì, va bene, dai, su, forza. Ok, adesso inizia, la cosa inizia a diventare davvero ingombrante. Ok, queste pallette appuntite ci faranno appiccicare tra di noi, oppure al terreno, o insomma, con le altre cose. Ce la posso fare, ne posso salvare tanti, me lo sento. È la volta buona. Forza, dai, dai. Ecco, questo non lo devo prendere, perché se lo prendo non riesco a passare qui. E infatti già non riesco a passare. Ecco, appunto. E il livello, come potete vedere, non verrà superato. Ma cominceremo dall'ultimo checkpoint. Ora siamo piccoli. Anzi, la grandezza naturale, ma non dobbiamo prendere quel power-up in alto, in quanto sarà proprio quello che determina la nostra sconfitta. Vedete che entro perfettamente così, se avessi preso quello avrei perso. Qui invece lo devo prendere per forza, ecco, ovviamente non riesco a passare. Ed eccoci qua. Ah, non ho preso nessun trofeo, che tristezza. Bene, passiamo al livello successivo. Questo promette decisamente bene. Ok, è leggermente frenetico. Sì, ce n'ho ancora 4. Ora si sdoppia un po'. Sì, ok. Sì, uno è morto. Oh, due, tre, quattro morti. Sì, quelli sono rimasti imprigionati. Beh, ne sono salvati solo 3. Quella che vedete lì è una mina. Quindi se io tocco quella mina con qualsiasi cosa, sia col clone che con qualsiasi oggetto, bene, farà un'esplosione molto, anzi troppo potente. Bene, ok, sono vivo. Se siete troppo piccoli, quella. Se siete restati rimpiccioliti da un power-up, bene, quella mina vi farà esplodere. Ora sono decisamente troppo grande e la mina non mi farà assolutamente nulla. Vai, vai. Bam! Sì, ma non ce la fai a volare, ok. Non avrei dovuto farlo. Oddio, ho rotto la pianta. Ecco, qui conviene dividersi perché non si sa mai cosa può. Cosa posso aspettarmi? Ecco, devo rimpicciolirmi. Ah, questi moriranno per forza. No, ho dovuto sacrificarli per far passare gli altri. Occhio alle mine. Piano. 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 Ok. Anche qui conviene dividersi, eh? Conviene proprio di sì, credo proprio di sì. Qualcosa mi dice che quelli di sotto faranno una brutta fine. O no? Ah no! Ah, si salvano tutti stavolta! Bene! Aia. Stavolta credo proprio di no. No! Piano, piano. Cavolo, bene. Cos'è? Sembra un ciccione con l'ombelico da fuori, quel tizio lì dietro. Quella pancia lì dietro. Ok. E ci sono degli animali appesi a delle corde. E si comincia. Quello cade. Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo che cadeva. Sì, cosa ne ho fatto uscire a fare due se tanto mi sono morto lì? Occhio alle mine, occhio alle mine, occhio. Questa. Non prometteva proprio niente di buono. Dai, 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 dai. Ce l'ho fatta proprio per un pelo. In questo gioco è proprio il caso di dirlo. Chi si ferma è perduto. Mio Dio, quanta violenza. Dai, dai, sali, dai, 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 dai. È una strage questo gioco. Questo era Badland. Devo dire che il comparto audio, la grafica e il gameplay, la modalità di gioco sono molto ben fatte. Il paesaggio dietro, con invece in rilievo, solamente con la colorazione nera, il personaggio e poi tutti gli ostacoli, da noi fanno un ottimo contrasto e creano un'ambientazione che
davvero vi coinvolgerà molto. Se giocato con le cuffie, oltretutto, se viene giocato con un paio di cuffiette, sarà un'esperienza davvero davvero coinvolgente, quindi vi consiglio di farlo, ecco. Insomma, se vi è piaciuto, mettete un mi piace, condividetelo, fatelo vedere ai vostri amici. E qui sotto in descrizione trovate come sempre il link al download per Android e iOS. E, insomma, è tutto, alla prossima da GamerArena.com.